arrivati a quanto dovuto, ragazzi, siamo partiti con un tempo di... Abbiamo trovato il suolo, ce la faremo? Non ce la faremo? Voi seguiteci e vediamo che succede. Ciao belli! Ciao! Grazie. Devo fare un'intervista. A chi è? Al giornalista. Al castello, dietro il castello. Che bello. Vado a fare l'intervista e poi quando la ragazza guarda un po'. C'è Roberta che è insopportabile.
Ok, vado a fare l'intervista. Ciao. Ciao. Dai, no. Allora, Davide, la tua esperienza sull'isola da sintetizzare in una frase per poi estenderla comunque. La sintetizzare in una frase per estenderla, la mia esperienza. Intensa, rilassata, coloratissima e fruttuosa. Perfetto. Basta, quattro parole. Tu eri già venuto sull'isola, che cosa è cambiato fra la prima e la seconda esperienza? La prima generazione a cui abbiamo fatto il workshop sicuramente l'ho trovata più sviluppata, con un interesse maggiore e una forte voglia di continuare questa cosa qua. E come l'hai trovato il territorio? L'hai trovato abbastanza aperto, disponibile o hai dovuto in qualche modo... Rispetto all'ultima volta che c'è un'impressione cattiva, diciamo adesso chi è, arriva, fai i disegni, bla bla bla, sicuramente ora le persone sono più sensibilizzate, il territorio è più propenso a un'innovazione, a questo metodo educativo alternativo.